Salve, buonasera a tutti. Siamo qui per Bare di Plutonio nello studio di Lapura Giro. Siamo qui per intervistare il giovane ed emergente rapper fiorentino, per farci una chiacchierata e sapere un po' di più del suo mondo e del suo rap, che sta prendendo, colonizzando tutta la nazione, diciamo. O comunque questo è il progetto e il piano. Da Perù a 10 anni al rap di Sean P. Come ti avvicini alla cultura hip hop e quando decidi di iniziare a fare questa musica? Allora sì, mi sono avvicinato alla cultura hip hop all'inizio, non so, tipo prima della prima media così, che andavo al campeggio e c'era sto ragazzo che sentiva rap e mi ricordo aveva sto quaderno con i CD dentro e c'aveva Bassi Maestro e la roba di Fabio Fibra, Uomini di Mare, e lui era fissato con Fibra, e da lì alla fine ho sentito di quella roba lì, e da là sono andato subito a sentirmi l'americano, c'era i Dipset in quel periodo e mi sono andato in fissa su quella roba e su Nas, e da lì diciamo l'hip hop mi ha proprio cambiato la vita completamente, perché musicalmente era la cosa più facile per me da fare senza dover poi saper suonare grandi strumenti, perché non suonavo quei grandi strumenti alla fine. C'avevo la tastiera, ma non è che poi suonavo un cazzo, volevo solo fare musicista senza saper suonare nulla. Giustamente. Sì, infatti. E scrivevo un botto di testi. Quindi, anche senza sapere che esisteva il rap, scrivevo proprio le canzoni, senza base. E poi, quando appunto ho scoperto il rap, allora ho capito che cosa stavo scrivendo. Stavo scrivendo dei testi rap che dovevo fare delle basi. Però poi non trovavo le basi, allora dovevo fare anche le basi. Sì, infatti, poi di questo ne parleremo. Quindi insomma, diciamo, tre dischi che ti hanno iniziato all'hip hop, come possiamo mettere? Sì, Nas, Illmatic. Illmatic è il disco sì che mi ha proprio aperto. Bassi Maestro, la sua prima roba, o Contro gli Estimatori, o invece era quello dopo Succhiatemi il Cazzo. Sì, l'inizio sì, insomma. Proprio l'inizio, insomma non era il suo inizio, però l'inizio per me è stato quello, quello veramente mi ha iniziato al rap italiano. Bassi Maestro e anche Sottotono, con l'aria cronica, Sotto effetto stono, sì. Quella roba veramente mi ha cambiato. Ok, infatti ci riagganciamo a quello che dicevi prima, per l'appunto che oltre ad essere un rapper molto forte, ti produci gran parte dei pezzi e appunto come mai hai deciso di intraprendere questa, diciamo, doppia strada sia di rapper che di producer? Forse non vuoi che nessuno ti influenzi nel tuo processo creativo? Sì, in realtà non, cioè inizialmente mi facevo le basi proprio perché non c'era tanto su internet il fatto che andavi a comprarti, a scaricarti le basi. Cioè sì, ce le scaricavamo, però io consideravo sempre scemi quelli che usavano i beat strumentali, non era una roba. Poi Bassi si fa fare i beat suoi, quindi nel senso io volevo anch'io farmi i beat miei e dare la mia impronta, anche perché comunque le basi per me sono la cosa principale, cioè comunque un 50-50, e quindi è importante, cioè se te le fai fare devi trovare quello giusto per te e crearti il tuo stile, comunque non appoggiarti allo stile di un altro che già va in voga per i beat, quindi alla fine farseli da soli, comunque tanti artisti anche se non si producono i beat però portano l'idea, portano i samples, sì, al produttore, hanno, e io alla fine me li realizzo da solo, però potrei anche dare i miei samples a un produttore e dargli la mia idea e farlo sviluppare a lui magari in futuro. Per adesso faccio tutto da solo, sì, perché mi torna meglio. Poi ho trovato anche tanti produttori che mi danno i beat, tipo Tiripiglio, che adesso è di Firenze, spacca, e userò qualcosa suo, Costachi, Nasty Line, che mi ha sempre seguito, adesso sta facendo pure successo, insomma, Flex, che mi ha fatto i beat, possibilmente sto ascoltando qualcuno, però con la gente collaboro anche. Grindalf, che è di Roma, che sta facendo dei beat paurosi, con cui ci collaboro volentieri, ma mi piace collaborare personalmente, non tanto su internet. Sì, sì, sì. Ma sei più per creare musica da zero oppure tagli e cuci con i campioni? Ma io mi piace fare tutto, cioè proprio mi piace passare dalla roba campionata con i vinili sporchissimi ai campioni direttamente a tastiera, mi piace proprio sperimentare tutto, non c'ho solo un modo, per me sbagliato focalizzarsi solo su una roba e dire quella è giusta e poi alla fine non è giusto un cazzo, perché magari devi trovare la cosa giusta per te, a me piace cambiare per ogni beat. Poi è bello perché è vario, sì, mondo infatti. Dopo lo show tu no, credo solo un bro, credo solo un bro, credo solo un bro, credo solo un bro. La vita scorre brother, io rispetto le tue scelte bro, lo sai che resto un brother sia durante che dopo lo show. C'è una domanda che ti voglio
volevo fare è appunto sul tuo inizio e sul tuo passaggio. Hai iniziato, diciamo, ti sei fatto conoscere al grande pubblico con Mondo Records e ora hai deciso di creare la tua cosa, diciamo, la tua agency che si chiama NASA, di cui poi parleremo più approfonditamente, però insomma volevo chiederti come mai hai deciso di lasciare una realtà come quella dell'etichetta di Mondo Marcio, quindi diciamo che ti può portare più facilmente notorietà, per decidere di staccarti e andare da solo. Sì. Boh, le motivazioni poi possono essere tante, però la mia visione, prima quando proprio iniziavo a fare rap, era di mantenersi indipendente, perché c'era queste major che cambiavano gli artisti, c'era questo detto, io ero piccolo e vedevo questa cosa, e quindi ho sempre detto voglio rimanere underground, perché per me la musica vera è quella fatta così, underground. Come Underground Cosmo. Sì, come Underground Cosmo, tutti i pezzi, però in realtà dopo mi sono reso conto che perseguire un artista non è, cioè fare tutto da solo non è proprio facile. Cioè i negri dicono che faccio tutto da solo, seguo tutto, non ho bisogno di major, non ho bisogno di label, hanno ragione, però ci vuole due coglioni così. Inizialmente un artista si vuole appoggiare a un'etichetta magari anche più grossa che lo può chiamare e dirgli guarda, spacca la tua roba, vogliamo investire su di te, ma però bisogna anche avere il cervello di rendersi conto di quanto vogliono investire su di te, chi veramente sta investendo tutto su di te perché te vali, oppure perché comunque sei bravo ma ce ne sono altri tanti come te. Invece io non sono una, ce ne sono tanti, quindi se becchi qualcuno devi beccare qualcuno che investe completamente, o comunque io volevo farmi la mia roba perché NASA è la mia visione, quindi cioè, è stato un passaggio diciamo obbligatorio, perché volevo realizzarmi proprio in questo senso. Cioè in mente ho le magliette, ho i vestiti e altri artisti insieme a me, diciamo stare sotto la label di Marcio diciamo non mi dava spazio per fare tutti questi progetti qua. Però l'abbiamo chiusa e spero di lasciare anche spazio agli altri artisti che ci sono in Mondo Records, che faranno sicuramente bene il loro lavoro. Io devo fare il mio però. Ma quanto è dura questa vita, apro come una serratura. Quindi appunto, quest'estate è uscito in free download Illumilapo, che diciamo è il disco solista con pochissimi featuring, diciamo il primo passo per arrivare alle stelle. Sì, il primo passo, non è proprio il primo, però ogni volta è sempre il primo, perché se lo fai così, con questo modo di fare che abbiamo noi, è sempre il primo, non arrivi mai da nessuna parte, sei sempre in viaggio verso le stelle, non so se ci arrivo mai. Parlaci meglio appunto di questo immaginario di cui che hai già accennato, sì. Appunto che ti stai creando intorno a te, gli alieni, la NASA, sei sicuro di essere di questo pianeta? No, non sono di questo pianeta, alla fine tutta questa roba dello spazio si è spappolata su NASA, però io da sempre ho scritto roba sugli alieni, sullo spazio, perché è stata sempre una delle mie ispirazioni. Infatti veramente adesso che la gente un po' prende ispirazione da questa roba così infallibile, perché l'ho fatta da un botto, la facevo prima, c'era la trap, lo mettevo nell'hip hop old school, lo mettevo dappertutto sta cosa degli alieni, cercavo sempre di infilarci lo sci-fi, cioè come questa cosa dell'elevazione spirituale, della meditazione, per dare anche ai ragazzi comunque una visione più ampia, che nella vita terrena, a parte solo i soldi, ok, queste robe che dobbiamo fare per forza, è stiroso avercele, ok, se te li sei fatti è giusto, però in realtà devi dare anche un altro messaggio, perché non tutti riusciranno a avere i soldi, quindi ok, motivarli ad averceli, ma quando poi non ce li avrai devi renderti conto che c'è anche un'elevazione, c'è anche altro. Terrena, sì, che può essere comunque la tua passione o comunque il tuo sogno, il tuo progetto, ma renderti conto che c'è altro, sì, rispetto alla terra, elevarti anche rispetto agli altri, perché comunque ci vuole un minimo di distaccamento, di essere così distaccato, e per me metaforicamente è lo spazio, questa visione qua, questo fatto di elevarsi rispetto a quello che ti circonda. Una spanna sopra, sì. Diciamo, dai. Spazio, in questa merda di rap, io rappresento Fame. Il tipo di Ahane, io schetto dell'ombra alle 10 mattina. Appunto, giovedì 10 novembre è uscito, quindi fresco diciamo, è uscito il video di un pezzo che c'era, sì, dentro il Lumilapo, che è Alieni, 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 che diciamo è una delle canzoni un po' rappresentative sia di questo concetto degli alieni, dello spazio, ma anche rappresentativa in sé del CD, in sé per sé. Parlacene un po', raccontaci un po'. Sì, diciamo che è una traccia che ho fatto alla fine in chiusura dell'album, perché sentivo che mancava una roba potente, stavo ascoltando tipo... Anzi, in realtà il campione è una roba di un videogioco horror, che
stavo guardando il gameplay di PewDiePie e ho sentito questo videogioco e ho detto no, vado a scaricarmi la colonna sonora. L'ho trovato, effettivamente ci ho fatto i beat e poi dopo ci ho rappato subito. Poi l'ho cambiato 3000 volte perché rappavo strano in quel pezzo. Infatti a Firenze quel pezzo ha suscitato un monte di cose, perché dici copi dei giapponesi, capito, Underwater Squad e la roba, non mi ricordo mai come si chiama, K-Tape. E, insomma, dici copi da questa roba perché facevo scr sotto. Però in realtà è stato un pezzo secondo me che veramente ha bucato tutto, perché... cioè la metrica è sempre la stessa per tutto il pezzo, però è una mattonata e secondo me funziona, perché è rappato, non è una stronzata, una antichiara. All'ascolto funziona sicuramente, questo lo posso dire. Poi c'è dei pezzi di un documentario, di quella cosa che si dice di Firenze, dell'avvistamento degli alieni. Praticamente in sopra lo stadio Artemio Franchi da Firenze nel 54, lo dico pure nel testo, adesso non ho un lapsus, non mi viene in mente. Comunque insomma, c'era queste nuvole bianche sopra lo stadio e hanno pure fatto fermare la partita, perché tutta la gente stava là a guardare queste palline bianche che cascavano dal cielo e praticamente è stata un'apparizione di alieni in questo senso, e io mi ci sono ispirato perché voglio riuscire a fare la stessa cosa con Firenze, far fermare tutti a guardare qualcosa più in alto di quello che è il panorama normale, di andare qualcosa di nuovo, diciamo. Ok, e poi appunto noi siamo concittadini, ti volevo chiedere una cosa. Come mai nella nostra città, a parte quello che tu stai facendo, comunque ti stai iniziando diciamo a scalare, a fare tutti gli step necessari, come mai non sono ancora riusciti ad emergere rapper nel panorama nazionale a alti livelli, diciamo? Un po' perché c'è la disorganizzazione, secondo me, cioè nel senso è molto amatoriale, nessuno poi alla fine si prende sul serio. Forse anche perché l'indole nostra dei fiorentini, che non ci si prende mai sul serio. Quello siamo fatti così. Alla fine nessuno qua si è preso sul serio, non è mai stato così, ci credeva così tanto da riuscirci a portarlo. Tanti l'hanno fatto, hanno suonato live a Firenze per una vita, io li ho sempre stimati, perché per me alla fine è sempre stata una cosa bellissima. A Firenze non c'era una scena su internet, ma c'era poi effettivamente ai locali un tipo di scena, per quanto piccola, però c'era, come in tante città. Però sì, nessuno ce l'ha mai fatto affermarsi, perché non c'è mai stata nemmeno una base solida di qualcuno di famoso di prima di insomma di tutta la gente che poi si doveva tutti portare dietro, non c'era nessuno. Quindi effettivamente spero di fare da apripista per la roba di Firenze. Appunto, un'altra domanda di cui appunto si collega a quello che abbiamo detto prima. Tu ripeti spesso appunto che rappresenti Firenze. È più un vanto o un peso per te questo essere etichettato come Firenze? Boh, alla fine sai, come Renzi, io sono il presidente di una grande città, la città più bella del mondo. No, boh, alla fine io lo dico perché è quello che voglio fare, non perché... Perché è la tua città. No, cioè, perché lo dico è la tua perché città. Poi dopo si realizzi, lo dico perché voglio che Firenze si elevi. Sì, perché alla fine in un momento della mia carriera musicale l'ho sentito come... diciamo, il treno veramente mi ha fatto andare avanti, perché ognuno si deve fare la domanda, ma perché lo sto facendo? Perché ho da dire qualcosa per tutte queste motivazioni? Ma sì, io ho da dire qualcosa, ma alla fine lo fai per cambiare il mondo, per cercare il tuo modo di cambiare le cose che fai. Io voglio cambiare Firenze, perché effettivamente non c'è nessuno, nemmeno che fa questa musica qua che mi piace a me, che la faccia in maniera seria. Adesso stanno venendo fuori, però fino adesso c'era veramente un magma dove... c'erano degli artisti che rappresentavano Firenze davvero, nel senso che proprio non li vedevi su internet, ma erano veramente a Firenze. Però, cazzo, la gente non è che si ascoltava tanti pezzi. La NASA sparisco di casa, mi trovi alla NASA. La terra è lontana, fatta la brisaca, mi trovi alla NASA. Mi trovo alla NASA, sparisco di casa, mi trovi alla NASA. È diciamo concentrata sul tuo futuro. Sì. Appunto, parliamo un po', diciamo, se ci puoi raccontare qualcosa, qualche spoiler, quello che vuoi, dei tuoi prossimi lavori. Sì. Delle cose spoiler è il mixtape NASA nuovo che uscirà prima del 2017 di sicuro, e sarà una bomba, perché l'abbiamo già tutto inciso, sono 15-16 tracce. Lo stiamo mixando e fra poco saranno fuori, e sono tutte un mix di roba di gente di NASA.
di astronauti NASA. E quello sarà veramente definitivo perché c'è un monte di roba nuova. E poi dopo c'ho altri progetti, vogliamo fare le P, io voglio fare un'altra roba da solo. Però insomma, per adesso c'è il tape NASA. Ok. È uscito adesso Fanta Party di Drax e Boost di NASA, che adesso caricheremo sul sito. Fra poco esce anche tutto l'album, per ora è uscito solo il video. E poi il mio album. Poi volevo chiederti una cosa, quali sono i rapper italiani o, pensando in grande, esteri, americani, europei, con i quali vorresti collaborare sia a livello appunto di featuring o anche solo a livello di produzioni? A livello di italiani, di gente così, mi piace tanto Jack the Smoker, perché lo seguo da una vita, l'ho conosciuto anche una persona, Dora Noyes, che per me è un grande. Tormento, sì. che mi ha detto vive a Firenze, tra l'altro. Sì. Però non sempre gli artisti che mi piacciono, poi italiani, sono quelli con cui collaborerei, perché facciamo anche musica diversa. Sì, sì. Quello è normale, sì, diciamo. Cioè io faccio magari in una traccia faccio quella roba lì che fanno anche loro un pochino, poi in un'altra faccio una roba il contrario. Quindi, è un mistone. Non so, però... se poi loro capire, se uno mi capisce dice ah cazzo, è già qualcosa. Invece americani, Currency, Ratch, Dash, ce n'è un botto. Poi ultimamente sì, anche Kodak Black mi piace, Isaiah Rasha di tantissimo di DBE, mi piace veramente un botto. Poi Tyler dei Creator, ancora mi piace tanto. Poi una cosa volevo chiederti, daresti le tue produzioni a qualche altro rapper? No, cioè forse sì, le darei, ma te la tieni per te, giustamente. Le do a qualcuno, ma poi alla fine finisce sempre ci facciamo il featuring. O comunque sì, ai ragazzi di NASA le do adesso, perché alla fine sono cose della label. Però sì, gente, sì, no, se uno è in studio con me sì, ma se le devo mandare su internet zero. E poi ultima domanda, così per chiudere, cosa ne pensi di quella che viene etichettata, diciamo, come la nuova scuola del rap italiano? Ultimamente è un po' meglio, però qualche anno fa era una merda. Cioè secondo me l'anno scorso, non so, era un momento di schifo veramente. Cioè io non ascolto tanto rap italiano in realtà, niente. Però adesso un po' si sta risolvendo, cioè non è che si risolveva, però la gente secondo me si fa un po' più le idee chiare su che cosa, si fa un po' più di cultura. Però non lo so, i fenomeni sono strani, cioè la gente esce fuori. Che non ti spieghi perché, tanti che magari valgono e non escono, quello sì. Però qualcosa c'è di buono, i beat stanno diventando forti. Cioè a livello di beat veramente spaccano. A livello di credibilità, no, zero. I rapper proprio no, non sono credibili. Salvo rari casi magari. Sì, pochi. E quindi no. Ci teniamo le buone produzioni, che già è qualcosa, sì, rispetto al prima, dai. Belle basi, no? Ma c'è di niente. Rap 2017, belle basi in Italia. Speriamo. Sick Luke, bravo. Quindi ringraziamo Lapo da Giro che ci ha concesso questo tempo per questa cordiale e sicuramente molto interessante chiacchierata. Speriamo appunto di poter ascoltare tutte le nuove cose che sono pronte per uscire, come questo NASA mixtape che ci ha rivelato e il prossimo disco che anche ci ha rivelato. Vi do un cordiale saluto a tutti i lettori di Barre di Plutonio e da Jacopo Nathan, che sono io, e Lavoro a Giro, che ci ha concesso questa simpatica intervista. È tutto e a presto. Quando mi immagino la notte la sogno con te.